Salve a tutti, io sono The Long Gamer e benvenuti su Dead Island 2. Signori, sono più di 10 anni che attendo questo nuovo capitolo, che promette una grafica mozzafiato, tanti nuovi personaggi, una marea di armi e abilità, orde di zombie famelici e tanti porchi per il sottoscritto, quindi una visione. Identify as human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them? Wow, hai un po' di fan alle spalle, ciccia. Can you catch me? Ah, questa è quella che corre tanto, quindi ci presentano pian pianino tutti i personaggi. Che sta facendo, signore? Ok. Showtime. Cosa fa? Finge di essere un pompiere? O è veramente un pompiere? Bella domanda. Paraculone. Zick taglia la coda. Questo non promette bene, perché c'è un terremoto. No, gli ha ciulato il QR. Quanti personaggi ci sono stavolta? Nel primo gioco erano in 4, se ben ricordo. Salve signorina. Sono l'altro protagonista. Aia, la succede con cose. Che le linee, anche detto. Sì, ma si è trasformato all'improvviso. Così dal nulla. Oh. Ok, evitiamo di trasformarci anche noi, altrimenti dà un fuoco a tutto. Sembra tutto troppo calcolato. Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. Siete tutti dei cazzari in questo gioco, mi sa di sì, eh. Ok. Ma ce ne stiamo andando, wow. Sai che ci sono creature probabilmente anche sottoterra? Sicuramente si saranno inventati qualche mutazione estrema. Vi prego, gente, non me lo spoilerate. Cosa sta facendo, signore? E certo, no? C'è quello che rimane appeso tranquillamente sotto il carrello dell'aereo. Beh, certo, no? E la signorina Dani da dove mi esce? Signora. Buongiorno. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my own jacket. This'll do. Signora, ma non sa che il fumo nuoce gravemente alla salute? Scusi. Dice lei, gli zombie ci uccideranno prima, molto probabilmente. Oh my god, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? Ah, lo prendo come un no! Lo prendo come un no! Ovviamente hanno battuto l'aereo! Mi sembra giusto, la cosa migliore da fare. Quindi, questa volta non stiamo su un'isola? Sam B? Non è Sam B questo? She always likes surprises. Che ci fa Sam B in questo gioco? Era nel primo. Era quello che ho utilizzato io, mi pare. Era quell'esperto di armi corpo a corpo. Beh, in questo gioco è sempre meglio scegliere un esperto con le armi corpo a corpo. Allora, è giunto il momento di scegliere il personaggio. Abbiamo diversi attributi: la robustezza, la resistenza, il recupero della salute, il danno critico, l'agilità, la salute massima e la resilienza. L'attributo in giallo è quello che ha maggiori punti, l'attributo in rosso è quello con meno punti. In questo caso Jacob gode di un'elevata salute ma di una bassa resilienza. E i personaggi hanno anche delle abilità innate date dalle carte, ne troveremo altre all'interno del gioco mano a mano che andremo avanti. Passiamo al prossimo personaggio, il signor Bruno! Ha tanto danno critico ma bassa salute massima. No grazie, no grazie. Qui abbiamo la signorina Carla. Le facce sono troppo belle. Bassa di danno critico e elevata resilienza. Poi abbiamo Dani che si beve la lattina. Ma ce n'è uno normale in sto gioco? Forte resistenza ma basso recupero della salute. Possiamo avere una salute buona e danno elevato. Ryan, il nostro amichevole pompiere di quartiere. Con che faccia? In questo caso Ryan recupera salute ogni volta che abbatte uno zombie. Questa è un'abilità molto, ma molto utile. Ha una buona salute massima e un po' basso di agilità, questo è un problema. Però la robustezza è al massimo. Mi sa che sceglierò proprio lui. Qui abbiamo la signorina Amy, che è la nostra Usain Bolt. Infatti ha agilità massima ma robustezza al minimo. Sì, ma cosa farei? Scappa praticamente. E mi sa che li abbiamo visti tutti. Quanti personaggi, perciò sì, ritorniamo velocemente col signor Ryan. Olè! Ryan, come va? Tutto bene? Insomma, mi sa che sarò tipo uno dei pochi sopravvissuti dopo l'abbattimento dell'aereo. Porca la miseria. Non credo che cambi tanto, fra un personaggio e l'altro. La trama sarà sempre la stessa. Oh oh, oh oh. Non toccarlo, non toccarlo, non cavarlo. Ryan. Ah, no, non si fa. Proprio per questo motivo, Ryan.
Se avete qualcosa di conficcato nel corpo, chiamate i soccorsi e non toccatelo. Porca la miseria, eh. Nuova missione, il volo dei dannati. Oh mio Dio, sono dentro The Island 2, non ci credo mai nella vita. Ti stai dissanguando. Grazie, me ne ero accorto anche io. Sì, 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 certo. Quello ti salverà la vita come? Cos'è, con i cerottini? Oh, sto perdendo un sacco di sangue. Guarda quanto sangue è tutto mio, dovrebbe stare dentro, non fuori. Cosa hai trovato? Ah, è lì il whiskino. Oh, che buccio di chiurlo. Ogni tanto la fortuna mi arride. Dai, ciccio. A posto. E non so cosa tu ti sia iniettato, ma vabbè, dettagli. Beh, certo, una benda. Ma tanti traumi interni, emorragie, tutte cose sono sopravvalutate. Come nuovo. Ryan, come nuovo. Mio Dio, gente, siete morti tanto male. Esci di corsa? Lo accetto volentieri come consiglio. Wow. No, vabbè, ragazzi, ma graficamente hanno fatto un lavoro eccezionale. A proposito, ringrazio la casa di sviluppo Epic e compagnia bella per avermi inviato una copia del gioco. Me l'ero completamente dimenticato. Trova gli altri sopravvissuti. Quanto è passato dal primo Dead Island? Una decina abbondante di anni, mi sa. Ok, control per abbassarsi. Il primo gioco mi era piaciuto veramente un sacco. Un salve. Oddio, non mi dite che se mi spunta all'improvviso e mi ciancica la faccia. No, è sparito. Anche se era un po' cazzaro, il primo Dead Island. Wow. Signore, sei un attimino brustolito, tanto cotto e mangiato. Abbiamo trovato qui un machete di rottami. Ah, è un'arma improvvisata? Ok, così posso distruggere la cassa. All'interno del gioco dobbiamo trovare materiali e via dicendo per craftare oggetti nuovi e sempre più potenti, a cui potremo dare anche delle abilità come ad esempio folgorazione, infiammazione, tutte cose. Insomma, gli status elementali classici. Premi X per accendere la torcia elettrica. Ma non c'è nessuno che sia sopravvissuto. Sono uno dei pochi fortunati. Ok, con E invece abbiamo il calcio. Il problema di... Porca miseria, tua nonna in cariola. Il problema di questo gioco è che c'era la barretta della stamina. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Esplode, esplode. Finché non mi avvicino non esplode, vero? Ok, ok, ho capito. Ci faccio fare la scenetta, bravissimo. Wow, non me lo sarei mai aspettato. Dicevo, dato che è un gioco basato tendenzialmente sul corpo a corpo, c'è la barretta della stamina. Ergo, più pesante è l'arma e maggiore quantitativo di stamina che mi richiederà per essere utilizzata. Quindi dobbiamo tenere in considerazione un sacco di cose. Se avete visto Dying Light sapete di cosa stiamo parlando. Prosegui, i superstiti devono essere vicini. Ok, finalmente possiamo scattare. Posso anche scivolare? Sì, leggermente. Solo che premere shift e control nel suo momento non è la cosa più comoda della vita. Quanto è lungo sta aereo? È 3 ore che corro. Mio Dio. Ho capito che ho zizzagato tecnicamente. Ho trovato il culo. Yeah. Spavento. Un razzo di segnalazione. Arrivo, signori, vi salvo io. Prima le gnocche e basta, sinceramente. Se siete brutti non vi salvo. Che succede? No, sono un umano, sto bene. Dio, non mi sparate, vi prego. Ci terrei a sopravvivere. Salve, sono il protagonista. Aio! Calmo, ciccio. Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Ryan. This is fucking tremendous. Signora, tutto bene? Ok, la signora sta avendo un attacco di panico. Ah, è la tizia che era sull'aereo, il marito è quello che si è trasformato. Hey buddy. You got blood coming out of your ears. You know that? What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. L'ho notato. What are we going to do? Beh, si rimetta le scarpe che c'ha il piede che le puzza. Stay off the menu. Signora, avanti. People, this is Emma Jaunt. Of course you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. No, no, perché è un VIP, non me ne frega nulla. What was no. Careful. C'è uno zombo. C'è uno zombo. Non farti ciancicare. Ah no, è vivo ancora. Mio Dio. Sono stati colpiti dai detriti? Ma che roba? Signora, come sta? She's alive. Philippos. Get this off me. Dovremmo controllare che non siano mozzicati. Come on. Michael, help. Quindi questa volta avremo a che fare con i VIP americani? Forza, gente. Quello pesa, ciaone, non lo sarebbe neanche se vuoi. Ah. Oh, stanno arrivando. Dimmi qualcosa che non so.
I'm not just gonna leave them here to die. I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Wait. Ah, io? Che cosa? Ah, perché sono un pompiere? Guardi che il mondo è un po' andato a farsi benedire, eh. Ok, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Ok, grazie. Mi dà anche il numero di telefono? I'll call the army. Send help. Il PIN della carta di credito? Hey, are you Emma Trant? Poretto il tizio. Great. Ok, e all'improvviso lo zombo. Che chiedi aiuto? Quello è uno zombo. Signore, buongiorno. Ho bisogno di una bella botta da dietro? Che fa? Quanto sei brutto! Quanto sei brutto! Levati barbone! Levati barbone! Ah, c'è anche qui time adesso. Ok, quindi era boink più pacche in faccia come non ci fosse un domani. Ok, l'on, la barretta. Aspetta, non potevo anche saltargli in testa in qualche modo? Ah, posto molto morto e abbiamo level upato. Ora la mia arma si è rotta. Oh oh, oh oh, oh oh. Need a weapon. Sì, con che li affronto? Aspetta, 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 sono spawnate armi all'improvviso. Piccolo sellino, vieni da papino. Ecco, questo cos'è? Ah, 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 no, grazie, non compro nulla. No, grazie, non compro nulla. Ti mozzicato la bastarda, te ne pigli tante, ma tante. Maronna signora, quanto è brutta. Che mi aspettavo un quick time. Chi è che ha craftato un'arma del genere? Un maronne. Bonk, bonk, bonk. Ah, aspetta. Aspetta, stamina. Oh, maronne, quanti sono. Oh, maronne, quanti sono. Devo ricordarmi che sono un po' lentino. Questi corrono adesso. Da quando correte così tanto? Non me lo ricordavo. È morto. Cioè, quando... Avete un secondo? Oila! Ok, qualcuno l'ho fatto fuori. Ricordiamoci che io recupero vita ogni volta che ne ammazzo uno. Che culo, un medikit. Me lo porto via io molto volentieri. Recupera tutto, recupera tutto. Ok, aspetta che sta arrivando altra gente nel frattempo. No, 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 no. Resta giù. Resta giù. Posso anche caricare gli attacchi. Eccolo qua, eccolo qua. Black e te. Perfetto. Pestone sul cranio. Ottimo. No, 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 non compro nulla. L'ho mancato clamorosamente. Aspetta. Ho un tempismo di M. Spostati barbone. Ah, non sei neanche caduto. Attacco critico e poinkete. Aia, aia, aia. Pestone sul cranio. Black e te. Aspetta, c'è un signore in parte a me. Molto gentile ad avermi atteso. Poinkete. E pestone sul cranio. A posto. C'è ancora qualcun altro? Levati, maledetto palpeggiatore seriale di protagonisti di videogiochi. Perfetto, elementi di fissaggio. Ah, io, ma non finite proprio più, eh? E perché lui non può usare il pestone? A posto. Fai cadere la ruota in fiamme. Che ruota in fiamme? Ah, quella? Olè, a posto. Però adesso ho perso l'arma. No, aspetti. Qualcuno mi ridia il martello. Sai che il martello non lo rivedrò più, vero? Ma che cocchio. Aspetta, martello, torna da me. Olè. Uccidi tutto ciò che si muove. Vabbè, vabbè, non è ancora finita. Ok, andiamo anche di arma standard. Farà meno danni, ma sicuramente consuma anche meno stamina. Ah, ok, qua la barretta lì sotto. Perché prima non l'avevo usata? Prima un'altra arma di fortuna. Ciccio, dobbiamo tirarti fuori di lì in qualche modo. O finisce che ti ciancicano. Oddio, non mi dire che è morto. Non mi sembra che sia stato morso. Ah, è vivo ancora? Ciccio. Ci hanno abbattuto, eh. Ok, just hang in there, I guess. Dai, è whisky, non rompere le balle. Me ne frega se sei astemio. Oh oh. No, signora Rugna. Signora? Come sta? Tutto bene? Perché non apre gli occhi? Ah, ah! Oh, porca miseria! No, 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 no. Che fa? Ciancica, non si ciancica, signora. Oddio, sono stato appena infettato? Ah, ah. E si è ciancicato pure il marito. Perfetto. Oh, porco cane. Questo problema. Questo è un grande grosso problema. Ecco, questo domani lo sento tutto. Ma no, che era anche gnocca, santo cielo. Oh oh. Si è già trasformato? Oh no. Oh no. Oh no, che schifo. E dai. E no. E no. E dai, ma che brutta giornata. Ciccio, tu sei bello che morto. Andiamo dalla tizia? Oh, se devo morire tanto vale che mi faccio una VIP. A sto punto, un'attrice. Vuoi mettere? Oh, che fai? Tocchi, lo si tocca, levati barbone. Sono spaventatissimo. Aio, ma mi stanno ignorando? Oh oh. Probabilmente perché ho il virus in circolo, ma guardala come corre. Buongiornissimo. Altro che Dead Island. Questa volta siamo andati ben oltre l'isola, signori. Ah, sono svenuto all'improvviso. In parte ai bidoni della spazzatura. Che bella cosa. Chi c'ho? Ripigliati.
Hai letteralmente i minuti contati? Oh no. Gotta find Amos. Beh, non sarà tanto distante. Vediamo un po' di scoprire come è composta la prima zona. Siamo a Bel Air. Where in Bel Air am I? Wow, sono finito in California, non so come. Allora, vediamo un po' di scoprirlo. La mappa delle star. Emma si trova dall'altra parte di questa villa. Dovrai combattere per arrivarci. Scorri la mappa con WASD. Potete vedere che in parte alla casa dei VIP c'è anche una loro foto, quindi sappiamo effettivamente dove andare. Wow, posso entrare davvero nelle case dei VIP? Va bene. If I head through the grounds here, I'll come out right by Emma Jones' place. Perfetto. Il problema è che il cancello, ovviamente, è chiuso. Needs power. E posso ridare corrente? No, mi serve. Need a breaker. Un interruttore? E non lo trovo. Ok, ok, qua dentro dovremmo essere relativamente al sicuro. Non ci saranno mica zombie già dovunque, porco cane. Ci sarà qualcuno che è stato così furbo da non uscire di casa? Un salve. Aspetta che accendiamo la torcina, anzi teniamola sempre accesa. Allora, vediamo come ho detto di palpeggiare. Che schifo. Di palpeggiare tutte cose, recuperare tutte le risorsine. Ok, lo abbiamo trovato. Aspetta che intanto continuo a palpeggiare qui. Barretta proteica. Ah, salute al massimo. Ok, quindi ci curiamo direttamente con il cibo, come nella maggior parte dei videogiochi di questa tipologia. Ribadisco che da un punto di vista grafico, wow, uno spettacolo e non ha nemmeno laggato. Chiave inglese potenza 44. Oh, se tengo premuto, oh, sostituisco l'arma. Molto bene. Così posso dare una botte via al prossimo furbacchione che prova a ciancicarmi la faccia. Signore, lei è molto morto, vero? Non è che mi si ripiglia tipo all'improvviso. Bravissimo, Kronk. Inserisci e... Olè! Oh, e nel frattempo abbiamo sbloccato la parata. Ok, aspetta un secondo. Oh, ecco lo schema delle abilità. Quindi devo tenere premuto Alt SX. Le parate tempestive ti fanno recuperare resistenza e stordiscono gli zombie, lasciandoli esposti a un devastante contrattacco. E ciaone. A parte che Alt SX è uno dei tasti più scomodi della vita. Buongiornissimo. Quindi devo fare tipo... Oh, ok, ora lo posso afferrare. Ah, che figata. Ma è comodissimo così. Ma mi prendi in giro. Aspetta che faccio bonkete intanto al tizio. Olè. Per fortuna che loro aspettano per attaccare. Au, ok, posso prendere questo. Madonna, quanto siete brutti. Siete veramente brutti. Siete dei zombie più brutti che abbia mai visto in un videogioco. Qualcuno vuole... Ah no, siete già tutti molto più morti. Perfetto. Ad ogni modo, è giunto il momento di visitare e soprattutto svaligiare questa meravigliosa villa. Quanta... t'ho visto muoverti. Eh no, resta giù. Perché quando li colpisci si alzano più rapidamente? Questa cosa... Spostati, barbona. Mamma mia, levati che ti puzza anche l'alito. Presumo che come nella maggior parte dei videogiochi di questo tipo, ovviamente l'arma si danneggi con l'utilizzo. Possiamo passare da di qui. Ah, a prescindere avrei dovuto far fuori gli zombie. Buongiorno, buon salve. Tienimi acceso. Oh god, so much blood. Ok, non sono neanche rimasto troppo ferito. Ah, vero, io ripristino la vita. Me ne ero completamente dimenticato. Quila! Guarda, guarda. Porte a serratura magnetica. Devo distruggere quindi i pannelli. Now that's a design flaw. Oh, buongiorno, signor Colt Swanson. Ah, ma è un VIP, scusi, Mi firma cortesemente la chiave inglese? Col suo sangue va benissimo, non faccio complimenti. Che fai, tocchi? Ah, il tempismo, Lonino. Che fai? Ma che urli? Ma spostati. Barbone maledetto, i tuoi film fanno schifo. Cioè, non so cosa tu fai. Ah, no. Ok, le tue canzoni fanno schifo. Aspetta che intanto mi curo un attimino. Gnammet, era un po' scaduta, ma vabbè, dettagli. Ok, recupera tutte cose. Perfetto. Ci saranno anche banchi da lavoro, probabilmente, in giro per il gioco. Guarda questi bastardoni che c'hanno i bunker, quelli fighi. L'ultimo capolavoro di Colt. Ah, è un file audio, ok. Non mi sembra messo bene dai rumori. Keycard. Aia. Aia, no, brutti rumori. Urca miseria, voi da dove arrivate? Oh, 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 il corridore? Certo. Vieni, mica, insegno io a fare lo Usain Bolt a casa degli altri? Ma spostati, maledetto. È morto, direi molto, ma molto morto. Questo invece è un classico camminatore. Ah, scamminatore, santo cielo. Cos'è, copiate i nomi da The Walking Dead? Ma non vi vergognate? Barboni maledetti. Ok, se lei non rompe le balle a me, io non rompo le balle a lei. È la mia nuova politica con gli zombie.
back. Controllo per sicurezza che non mi fido. Gli zombie sono persone poco affidabili e non mantengono le loro promesse. Ok, qualcuno si è barricato all'interno? Oh, se nessuno mi ferma, come ho detto, io mi svaligio questo posto. Quila. Allarmi. Alcuni veicoli e oggetti di edifici hanno l'allarme. Danneggiarli farà scattare un forte allarme di sicurezza che attira gli zombie. Ah, ok, dobbiamo distruggere quella. Perfetto, quindi adesso non scatterà più l'allarme. E ti dà anche dei componenti elettronici per il crafting della stoffa. Mio Dio, ma sono morti tutti male da queste parti. Ma dimmi te, questi VIP che non sanno difendersi durante l'apocalisse zombie. Oddio, aspetta che io adesso faccio il pirla. Ho trovato la palestra. Ancora colla. Non troviamo magari un coltello, qualcosa, un'arma corpo a corpo. Porta chiusa, si apre dall'altra parte, quindi ci deve essere un modo per riuscire probabilmente ad entrare. Trovato l'infinito ed oltre di risorse. Proviamo a fare il giro, vediamo un po' se questa porta... Aha, si apre, ottimo. Qui la ho trovato, boinkete, la sauna e tutte cose. Cassa di soccorso. Spada da ufficiale, bella lei, la posso portare via? Ok, poi non so quante armi possiamo avere all'interno del nostro inventario. Che livello di dettaglio assurdo davvero in sto cocchio di gioco. So che l'ho detto più volte, ma è veramente incredibile. Ehi là. Oh oh, sto peggiorando. Resisti, resisti, resisti. Tra poco ti facciamo bombare. Come faccio a entrare? Forse passando dall'alto, dal tetto, non lo so nemmeno io. No, niente da fare. Ho provato a salire sul tetto, ma non funziona. Vabbè, che fregatura. Allora, riprendiamo il nostro viaggio. Quanto è grosso sto posto? Non so nemmeno io dove cocchio sto andando, mi sono completamente... Ah, porca miseria, tua nonna in cariola! C'hai la nonna ubertrota? Pezzo di erba maledetta, ti segui io a fare il jumpscherozzo? Vabbè, una riunione. Signore, cosa fa nel camino? Esca dal camino, brutto ubriaco, maledetto! Ma che cocchio, intanto ho completato una sfida? No, no, aia! Perché attaccate doppio? Oh, doppio, non vale attaccare doppio? Signora, ti ritorni giù e si piglia in bello spammette sulla testa? No, resta giù. Resta giù che stai sui maroni a tutti. Oh, kit medico non lo posso portare via, c'ho l'inventario pieno. Ah, ho fatto un salto assurdo, bastardo. Ehi, ehi, ti vedo laggiù. Aspetta che carico per bene il colpo, che ti pina una pacca, che ti passa la voglia di rompere i maroni. Domani la senti tutta. Si è rotta l'arma? Si è rotta l'arma, aspetta. Non so come accedere alla ruota delle armi, come funziona. Ah, ok, con la I, con la I. Spero che le armi si possano riparare. Per adesso equipaggiami la spada della serie meglio che nulla. Aio, basta Franca che hai rotti i maroni. Ti devi dare una stracocchia di regolata, Franca. Dobbiamo dare un taglio al nostro rapporto. Ma spostati. Ma non me ne frega niente se è tua moglie. Tanto è brutta. Non male, decisamente non male. In questo caso non li riusciamo a buttare indietro, ma li tagliuzziamo per benino. Una stecca da biliardo. Ah, porca la miseria. Posso farmi la birretta? No, ma di sicuro posso recuperare uno sfacelo di risorse. Quanto mi piacciono questi giochi, mi diverto sempre un sacco. Ah, mi sono accecato male. Ok, abbiamo fatto il giro. Tuttavia, fatemi dare un'occhiata all'interno. Oh, ma che bella piscinetta. Questo è il cancello che ci permette di raggiungere la villa della signorina Emma. Però, oh, c'è un po' di gente in piscina, è la mia impressione. Oh, ho trovato la batteria di un'auto. Oh, gli posso fare lo scherzone? Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Mi sono preso 220 anch'io. Però sì, abbiamo dato un po' una botta di elettricità agli zombie. Uila. Brutto modo di rimorire. Ah, signora, mi ha fatto prendere uno spavento assurdo. Mezza ignuda che prova a saltarmi addosso. Ho capito che sono un bel pezzo di manzo. Si dia una regolata. Spavento incredibile. Ma che cocchio, dai. Ma ti pare il caso? Boh, no. Lo so che c'ho le infezioni quelle brutte brutte. Sì, lo so, lo so, lo so. Ciccio, resisto ancora un attimo. Sono entrato di nuovo in casa per recuperare qualche altra risorsina, ma... meglio non correre ulteriori rischi. Andiamo alla casa della signora Emma e vi sono tutti felici e contenti. Che bellini sti posti, i vippete. Che sono morti tutti, quindi ormai a sto punto. Oh, oh. Come trova il codice? No, devo rientrare in casa. Ma che due maronzoli, io venivo da qui. Buon salve. No, in questa parte della casa non penso che siamo mai stati, o mi sbaglio? No, non mi ha visto? Aspetta, aspetta, non posso tipo arrivargli da dietro e fargli un kinder sorpresa. Lo prendo come un no. Diamogli un bello calcio in faccia e chi si è visto si è visto. Ah, ma anche lei aveva un bel fisichino, signora. Un vero peccato che sia stata zombificata. Aspetta, 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 recupera tutte cose. Ok. Ah, ho trovato il codice. Ah, io stavo cercando risorse. Oh mio Dio, abbia dea. No, che schifo. C'è gente che muore di fame. Vabbè, lasciamo stare, non mi voglio arrabbiare. Wow, wow. Ah, era la porta con l'allarme. Quello... Perché tu sei respawnato? Per...
Perché tu sei respawnato? Ecco, facciamo così che ho diventato recupero i componenti elettronici e vi sarò tutti felici e contenti. Signori, vi ringrazio per l'ospitalità. Purtroppo devo andare a bombarmi una VIP. Yay! Ma preparati che sto arrivando a darti questo gran pezzo di manzo. Perfetto. Vediamo un po'. Aha, possiamo passare da qui. Ottimo, ottimo, ottimo. Hollywood, che brucia, ovviamente. Siamo in California. Se la California non brucia, non è la California. Aspettate che do comunque un'occhiata in giro. Giusto per sicurezza. Mio Dio. Ah, questa è la villa da cui siamo arrivati. Sono probabilmente diversi punti di accesso e di uscita. Mentre invece qua abbiamo un paio di zombie che si stanno ciancicando un tizio. Non mi pagano abbastanza. Ok. Emma? Who's out there? It's Ryan from the crash. Oh, ok. Come in. Grazie, con quanta gioia, non me lo dici? Porco cane! Oi oi oi, non sono messo per niente bene. Quanto è grande sta casa? Oh no. No, non andrà per niente bene, Ciccio. Appena se ne accorgono che sei mozzicato, t'ammazzano. Tutti ti sparano. Aprite! Testimoni di Lon! Signora, buongiorno! Signora, si dia una calmata! You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home! You abandoned me! Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me... Hai capito la governante, signori, che parte un colpo, state buoni! Cala miseria! Datevi una calmata! I need to lie down. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means they will turn into a beast! We must kill them! This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not in my job description. No, Bonnie. Oh, are they turning? Oh, we're gonna be sick. Shoot them. Oh, mi avete sparato per davvero. Io vi picchio male, ma io vi denunzio. Chiamo il mio avvocato. Ok, sono ancora vivo. Com'è che sono ancora vivo? Scusate, che succede? Non mi dite che sono immune per davvero? No, grazie, il bondage non mi piace. Say something. Tua madre è trota. Not shot. Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. Take these off. My fever's gone. I'm feeling human again. You do seem better. Quindi possiamo pucciare. And the bite's healing too, but you're staying locked up. But if the fever's gone, then that proves that it proves nothing. Okay? We people are eating each other out there. Un po' di cannibalismo non ha mai fatto male a nessuno. And I can't get hold of my agent or my manager. Hey, look, you can trust me. I'm a firefighter, right? I'm not about to eat anyone on my life. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma, sono venuto a spegnere il fuoco nelle tue mutande. Never get 2 minutes away from him. They're surrounding the house. They're trying to get in. Chi? Non usate i pronomi. I can help. Shit. Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Oh, come on. Fuck's sake. Oh, ma dai, ma che cacchio. Ora ci credo mai nella vita. Beh, tanto se mi fossi trasformato in zombie non è che sono così furbo. Ok, sì, lo so come funzionano le schede delle abilità, bla bla bla, le metti in un determinato slot e tanti saluti. Prepara il catenaccio. Effettuando una parata e una schivata tempestiva, recuperi salute. Ah, ok. Comunque qualcosa di molto ma molto utile. Ok, visto che abbiamo level upato, vuol dire che anche le nostre statistiche dovrebbero essere aumentate. Perché avete le case fatte in vetro, porca la miseria? Are you sure? Take the gun. No, you'll need it if they get past me. Ma io un'arma la vorrei, Signore, avanti. Eccoli, ci ha incicato male. Ok, così adesso devo ammazzarli tutti e due io. Oh, Bono! Levati barbone! Ah, è morto così. Signore, difendi la casa. Oh, oh. Ok, vedo un po' di zombie laggiù. Oh, no! Che succede? Perché sono ancora sotto l'effetto? Calcio aereo.
Stanno arrivando veramente un sacco di zombie. Oh, oddio, come Dying Light. È un sogno che diventa realtà. Signore, ci muore quando un secondo. Grazie, se rimuore. Ma insomma, ha capito? Non perdiamoci in semantica. Aspetta, aspetta che fai tocchi. Non si tocca. Giorgio, ti devi dare una calmata. Stai sulle palle a tutti. Nessuno del vicinato ti sopporta. Oh, marone. Come faccio a affrontarli tutti? Oh mio Dio, no, 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 no. Che decapitazione molto rapida e veloce. E molto brutale soprattutto. Aio, e basta. Oh, ma io ti vengo a casa tua a palpeggiare. Mi piace che più li colpisci e li ferisci e più il loro cranio viene tipo spappolato, smembrato. E siete tutti morti, vero? Dimmi di sì. Non come mai capire chi è morto e chi non è abbastanza morto. Ok, come lo blocchiamo il cancello? Perché è un problema. Ah, c'è ancora lei, signore. Boink. Ok, per un secondo credo di averlo mancato. E ammetto c'ero un po' rimasto male. Quest'arma non fa praticamente danni, è roba assurda. Però tagliuzza che uno spettacolo. Miracle Blade! Posso fare le pubblicità praticamente, ma con gli zombie, penso che figata. Ma quello è chiuso. Chiudi il cancello. Ah, mancherà il coso. Perché ovvio, trova l'interruttore. Ok, ok, corri, corri di sotto, corri di sotto. Corritelo nella giuppa, para. Sì, non dei parti del cancello. Che bel garagione, peraltro. Come faccio ad andare lì? Vediamo un po' cosa c'è qui. Tanica dell'acqua. Il fuoco provoca danni a te e agli zombie. Puoi spegnerlo con l'acqua e bla bla bla. Quindi sbonchiate così. Non è che ha funzionato tanto quanto avrei sperato. Possiamo anche versare il contenuto della tanica. Ah, ok. Ora ha decisamente molto più senso, perché se lancio la tanica... Ah, questa volta non è esplosa. Però facciamo attenzione all'energia elettrica, ok? Recupera tutte cose, perfetto. Ed eccolo qua, l'interruttore automatico. Aspetta, 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 queste cose illuminate. Borsa frigo. E un tubo d'acciaio. Oh, ottimo, ottimo, ottimo. Spavento, non mi aspettavo. Non mi aspettavo che si aprisse il cassetto lì. Ok, ritorniamo là fuori, ma è abbastanza ovvio che nel frattempo sia arrivato qualche... Guarda, qualche zombo. Signore, me lo tieni un secondo, sia gentile. Aspetta un attimo che vedo di equipaggiare qualche arma un po' più potente. Come si fa? Clicchete e poi clicchete. Ah, e poi clicchete e poi clicchete. Ok, poi se premo uno mi equipaggia la corrispondente arma. Oh, 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 succede? Ho sentito un rumore extra. Che? Ah! Ah, c'era un cavo elettrico atterrato. Da dove arrivi? Spavento, non mi arriva il prodotto da dietro. Ma ti pare il caso? Datemi una calmata, giovani, siete completamente fuori di testa. Ah, posto, dobbiamo chiudere quel cancello. Dov'è il pannello elettrico? Gliel'ho lanciato, ma no. Ah, eccolo qua. Porca miseria, mi sono spaventato. Ok, vai, a posto. Trattienili finché il cancello lo si chiude. Da dove sono arrivati? Da dove siete emersi? Ah, dai tombini. Eh beh, certo. Oh, questi corrono, questi corrono. Signora, venga qua, venga qua. Vuole solo un po' di amore? Ecco qua, se non vi compenetrate tra di voi, sporchi zombie maniaci pervertiti. Ehi, da dove? Dai, ancora il coso elettrico. Ma porca la miseria. Signore, si sposti che poi si piglia la 220. Perché è rallentatore così? Non l'ho capita. Ah, aspetta, 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 aspetta. Colpiscilo da distanza. E chi si è visto, si è visto. Ok. Sono stato leggerissimamente ferito, ma nulla di che. Wow, la mia vita nel frattempo è salita a 300. Quanti cocchio di soldi non c'ha la signorina Emma? Sicuramente farà l'attrice. Me la farei io l'attrice, ma insomma ci siamo capiti. Buongiorno, Andrea, come va? Madre mia. Devil's gone? Zombie, signora. Where's your boss? They're downstairs in the games room, hiding. Ok. Stanza dei giochi in che senso? Quindi questa è la nostra base centrale, base operativa? Ok, ora ho capito che tipologie di film fa lei. Quelli squallidi, ma vabbè, dettagli di serie B recitati male. Signora, buongiorno. I think we're good. For now. Thank you for going out there. This is beyond insane. Aspetti che arriverà di peggio. I don't know how to do this. I'm not supposed to die here. At least you'll die with me, Emma. Oh, fantastic. No, no, what I mean to say is you're not dying. Not with me around. Ma se non hai fatto nulla. Now, since the health of our possibly undead friend I'm here not is... Undead. We can't verify that, okay? Since your health is in question, we need a lead, person here. A lead protector. Vuoi farlo and tu? Emma, I will be your protector. Tu morirai male. Ecco, appunto, protettore di staciolla. Ah, non riesco ad avere 5 secondi di pace. A quanto pare, tranquilli, lo trapano io. Zombie. Porca miseria, Sammy! Stai buono. Ah, va, tutto bene.
ti ho utilizzato molti anni fa, sappilo. Don't touch her. Sam? Vi conoscete? You're shot, I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call any time in the past 15 years since you popped out to the store. Wow, che pezzo di erba. I think we should talk about this later. I'm here to get you out please, of here. Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Certo, yes, certo, certo. City is locked tight. Being famous don't count for shit. Lucky for you, I've been through this before. No one has done this before. Guess again, again. This zombie shit happened twice already. All got covered up. But I survived. You wanna know how? I'm immune. Big deal. So are they. Huh? This m**ker. So, you're not special and we're doing fine. Thanks. Però il fucile io lo vorrei. Immune. You still need me. I killed more zombies than you got you. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. And you know you do. I'm immune! Scusate, scusate, sono contento, portate pazienza. Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. Hai abbastanza spazio per ospitare 300 persone qua dentro. 300. What does he mean being famous doesn't count for shit? How ridiculous! Tu non sei famoso, sei solo il suo agente, cosa sei? Immune. No big deal. Ciccio, sei immune e sei anche, hai anche level uppato, cosa vuoi di più dalla vita? Need to talk to our zombie expert. This is Emma John we're talking about here. Ok, 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 datti una calmata. Offrimi qualcosina, porca la miseria, scusa, levati Michael lì come cosa. Ti devi spostare o ti picchio la... Porca la miseria, passo da sopra? Porco cane. Oh, e passami le lame, stai lì a non far nulla. Barretta energetica, guarda che buoni sti vinelli. Porca miseriaccia. Peccato che ci siano finestre letteralmente ovunque. Poi voglio dire, sono vetri iperresistenti. Cioè, devi essere molto, molto arrabbiato con la vita per riuscire a sfondarli. Non so perché, ma nei film e via dicendo, gli zombie... E questa chi è? Sono molto resistenti e molto perseveranti. Buongiorno signora, posso parlare con lei? E quello chi è? Carlos! Cosa sei, l'ha detto al giardino? Superb tool. E mi sa che non è che ho sbagliato più di tanto. Beh, scusa, sei ancora assunta fino a prova contraria. Buongiorno, signor Sam. Come andiamo? Sure, if you want to get dissected. Oh, come on, we'll be VIPs. RIPs. Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. That ain't gonna work for me. I gotta get back to my brother. I was only meant to be gone a couple of days. You're immune. You ain't bite-proof. I've gone toe-to-toe. I know how it is. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic, medic, Jackie fucking Chan rolled into one. I've seen all his movies. Alright, it's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Hey. Grab that machete. Che macete? Ah, questo? Ok, this is how you give us some spice. Guarda che sono da questo lato. Take some of this shit lying around here. Ok, mi piace, mi piace, mi piace. Aspettate che devo anche riempire slot abilità e tutte cose. Allora, possiamo aggiungere spazio sicuro. Via tutti! Usare un kit medico innesca un'esplosione violenta che prosciuga la stabilità degli zombie vicini. Vabbè, c'è uno slot disponibile, tanto vale utilizzarlo. Should never have left her. It was just... I was young. Vabbè, ma è normale, signore, non si faccia troppi problemi. Allora, mi dicono di palpeggiare praticamente tutto. Perfetto, all'improvviso... Use the workbench and let's get cooking. Cosa c'è nella cassaforte? Oh, e dai, porca la miseria. Oh, un bel banco da lavoro. Usa i banchi da lavoro per riparare le tue armi e personalizzarle con effetti bonus devastanti. Oh, sta cosa mi piace poco. Una cifra. In questo caso il machete fa 88 di danno base. Premo F2 per personalizzare l'arma. Personalizza le tue armi aggiungendo modifiche e vantaggi. Entrambi miglioreranno un'arma in vari modi. Ok. In questo caso possiamo attivare la folgorazione.
Mi piace. Vai. Importante che abbiamo ovviamente abbastanza risorse per fare la suddetta modifica. Ok. Gioco, si vede che sei ottimizzato per console. Aumenta i danni ma riduce la durata. Ah, c'è un bonus e un malus quindi. Perfetto. E abbiamo anche i vantaggi automatici. Ah, quelli che ci sono a prescindere. Non dimentichiamoci anche di riparare la chiave inglese. Anche la spada si comporta abbastanza bene. Casomai dopo distruggiamo le armi che non utilizziamo. Ok, direi che... Nice. You hit a zombie with that? The fucker's gonna stay here. Thanks, Sam. Sì, non usi troppe parolacce, buon uomo. Devo censurare tre quarti del video. Porti pazienza. Ok, fammelo vedere. Ah, non posso equipaggiarlo. Oh, salve Carlos, buongiorno. Take some of this meat as bait. It's just meat, but the zombies go for it. Saved my life getting here. I got some meds you can have too. Just maybe next time you give me something in return, huh? Sì, ti do un bel salsicciotto in ritorno, ma vabbè, dettagli. Allora, abbiamo della carne marcia. Ma che schifo, perché l'hai messo dentro un barattolo? Ok. Va bene, tanto è gratis, cosa vuoi di più della vita? Oh, il progetto per costruire kit medici al banco da lavoro. Questa è una cosa che mi intriga proprio una cifra. E ha anche un sacco di componenti. Ah, la valuta, che credo siano dei dollari molto probabilmente, sono ancora validi, è qua sopra e per contro possiamo vendere i nostri stessi componenti consumabili, ovvero i kit medici. E solo alcune delle armi, o forse solo le armi equipaggiate. Ah, oh, ok. Però adesso me le tengo. Appreciate it. Perfetto, l'esca di carne. Che schifo, volevo andare a dare un'occhiata qui. Ah, il ripostiglio, dentro ci buttiamo praticamente tutte le armi che non utilizziamo. Beh, almeno sei in casa tua, voglio dire. If I'm immune, then I need to contact the authorities. Sam doesn't trust them. Look, my brother is counting on me to come back. I gotta go. Guarda la piscina. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. And we could try to break out. You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed. You might as well put wheels on a coffin. Yeah, no cars. There's millions of those things out there, just waiting to sink their teeth into us. Face it, we'd need a helicopter to get out. And everyone who has one is already fucked off in it. I am not ready to give up. Where's the nearest evacuation center? We were supposed to report to the helper in hotel. If Robert hadn't made other arrangements. You're not upset he's dead? Our marriage was just PR, okay? Oh, well, who needs love when you're rich and famous, huh? Okay, helper in hotel. Thanks. Signora, non mi sembra molto contenta della sua posizione sociale. Mi sembra contenta neanche di essere ricca e famosa. Dica? Don't forget your friends. If you do find a way out. Ah, non si preoccupi, quelli che hanno una patonza li verrò sempre a salvare finché la distribuiscono, se poi smetti di distribuirla. La casa è chiusa a chiave, ma Michael può farti uscire dalla porta sul retro. Detto così è un pochettino ambiguo, ma vabbè, dettagli. Michael, dove poi è Michael peraltro? Ciccio, allora come va? Tutto bene? I'm heading to the Halperin Hotel. See if the army's still there. Yes, yes, good. Good, exactly what I was going to tell you to do. Certo, certo, certo. Oh, you'll need keys to get out here. Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay? Non sure. Penso che gliene freghi più di tanto, Michael, eh? Io comunque un veicolo lo vorrei utilizzare. Nel primo potevi utilizzare i veicoli senza problemi. Ovvio, erano limitati, si danneggiavano e tutte cose. Però ricordo di aver spalmato un bel po' di zombie. Non in tutte le mappe potevi utilizzare i veicoli, oppure non mi ricordo, c'erano delle limitazioni. Signore, che fa? Ah, aspetta, siamo a livello 4, quindi anche loro sono a livello 4. Vediamo un po', pigliati un po' di 220. Ah, dobbiamo riempire la barretta. E adesso c'ha la 220. In teoria mi piglio anch'io la scossa elettrica, presumo. Se li palpeggio. Questo è un lato della strada in cui non siamo mai stati. Vai, sto facendo... Che succede? Oh mio Dio. Wow. Shit. Porca la miseria. C'è qualcosa che non promette per niente. Bene, signore, faccia attenzione che piglia la 220. Questa l'ho letta prima. Mi hanno detto di cavare le batterie delle auto. Perfetto, altrimenti fanno rumore. Stanno arrivando un sacco di zombie. Allora, facciamo che io mi metto qua dietro. Avanti, più avanti, più avanti. Forza, c'è abbastanza 220 per tutti. Non fate complimenti. Oh, aspetta, gli lancio anche la batteria. Così per simpatia, meglio aumentare l'effetto della corrente elettrica. Così praticamente ci muoiono in automatico. Aspetta.
Oh, io continuo intanto a sbloccare achievement secondari. Ah, come lo ci faccio domani? In realtà volevo prendere... non me ne frega, non me ne frega, dammi quello. Ok, era del denaro. Speravo fosse qualcosa di molto, molto più utile. Aspetta, che c'è di oltre qua dietro. Perfetto. Devo ricordarmi che la resistenza di quest'arma, ovviamente, è molto, ma molto ridotta. Posso aprire anche... Cos'era? Che spavento! Credo fosse saltato fuori qualcosa. Il bagagliaio delle auto. Ok, carino che vedi fisicamente gli oggetti, ma non posso anche guardare all'interno dell'auto. Stesso gioco dice no, non pretendere più di tanto. Oh, aspetta un attimo. Acqua più elettricità, questo binomio mi piace un sacco. Dicono di lanciare l'esca di ca... Ah, ma che schifo, è esplosa in tutte le direzioni. Però, come potete vedere, attiriamo la loro attenzione e si pigliano la 220. Perfetto. Ok, altro achievement completato. Aspetta che tanto io chiudo l'acqua. Perfetto. Aspetta, mi aspettavo di essere polpeggiato all'improvviso. Ok, che è pieno tempo di oggetti curativi letteralmente dovunque. Ma ho dettagli. Aspetta che passo da qua sopra, che sono davvero mi piglio la 220. Signore, che schifo. Dicevo, signori, per questo primo episodio direi che ci possiamo fermare qua. Purtroppo sabato, domani per me, io ho gente a casa, quindi è un po' un casino riuscire a registrare video. Ma appena possibile, tranquilli, che ci finiamo la serie. Salve, salve signore. Dopo vengo a parlare con lei, porti pazienza, devo fare l'outro. Che mocciosa. Ah, credo che non stesse parlando con me, ma vabbè, dettagli. Quindi, come ho detto, appena possibile, signori, vedo di registrarvi tutta la serie. Ma io posso anche esplorare le zone secondarie. Oh, ci saranno anche missioni secondarie. Oh, fusibili e quadri elettrici. Ah, dobbiamo trovare un fusibile da inserire lì e poi possiamo accedere alla zona. Sì, mi sa che possiamo davvero esplorare in lungo e in largo. Dicevo, ovviamente, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che... Ho capito, un attimo, porti pazienza. Dicevo, nei commenti fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Spero che vorrete seguire tutta la serie insieme a me. So che altri youtuber l'avranno anche probabilmente già finita, ma ci siamo capiti. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi zombizzo la nonna. E, devo andare in quella direzione. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!